E io lo sapevo che entrava, guarda. Signore e signori, Gianluca Guidi. Grazie, buonasera. Nel momento lo sapevo che sarebbe entrata. Buonasera. È quasi, ragazzi, una storia incredibile. No, stavo notando. Abbiamo un po' di tempo, Carmine. No, stavo notando la cosa che... dimmi, buonasera a tutti intanto e grazie di essere qui a onorare un grande musicista. Se riesco a scastrarmi qui dalla... Vuoi una mano? No, faccio una mano. Io, non c'è problema. Ecco, è perché c'avevo proprio il piede in mezzo, cioè rischiavo l'amputazione, grazie. Si senti a tuo agio? No, però... No, va bene così, insomma. Facciamo in modo che... Non si preoccupi, possiamo maestro. Fare guardi, qualcosa siamo, per fare. Ormai adesso io mi siedo. Prego. Tipo Ironside, diciamo, e non mi muovo più. Non si muove più. Allora, parliamo un po'. No, dica, volevo dica. Dire questo. Notavo, mentre lei accennava la bellissima canzone di suo padre... Sì? Che a me, per... decenni ormai, vista l'età, hanno rotto le scatole col fatto che io assomigliassi moltissimo. Lo so. Però vedo che anche qui, insomma, la cosa. Gianluca Guidi! Sipario, via. La cosa buona per gli organizzatori della serata sì. È che io e te costiamo molto meno di Johnny e Peppino. Sicuramente questo... su questo non ci piove. Questa è la cosa. Su questo, scusami, allaccio la scarpa. Faccia pure come se fosse a casa sua, maestro. Certo. Senta, prego. Ma lei ha cantato tutta la sera col fiore in bocca, visto sì. Questo? Perché da lì la prospettiva sì. È vero che sembra che abbia i fiori. È bello. Allora, spunta un fiore in bocca. Vabbè, meno male. Allora, dovete Perto sapere lei. Che questo mio grandissimo amico, oltre ad essere un grande cantante, un grande attore, adesso anche un grandissimo regista, diciamolo, no? Perché mi è tutto, si dice mi è tutto. Temo di sì. Si dice mi è tutto, successi dappertutto. È stato adottato dalla mia famiglia. Sì. E mia madre credo si preoccupi molto più di lui a tratti che di me e di mio fratello. Dove sta Gianluca? Si chiamano, si sentono. Io sono felicissimo di questo, anche perché con papà Gianluca ha condiviso dei momenti molto belli e stupendi. Gianluca arriva da Trento alla bronchite. No, non in generale, oggi. Oggi arriva da Trento. No. Arriva da Trento, ha la bronchite, però io ho detto ci devi stare. E poi volevo anche ringraziare l'organizzazione perché è stata un'ottima idea di organizzare questo omaggio a Peppino Gagliardi qui a Roccaraso. Perché c'è questo clima, come dire, amichevole, no? Io ho portato una giacchetta dove vado a Napoli e fa però, caldo, giustamente a Napoli. Sì, fa caldo. A Napoli fa caldo, come Peppino, tutto da Peppino a quando sbarcano a Milano. No, ma tu non lo sai, tu hai detto prima fai come se fossi a casa tua, ma sì. Io. Tu sei a casa tua? Io sì, sono sì, proprio sì. A casa mia, perché è giusto, mio padre è cittadino onorario di Arzano, no? Ha vissuto come una vita no? Certo. Tu, insomma. Assolutamente. Ma io ho vissuto, devo dire, con Peppino, se ho ancora due secondi per poterlo dire, certo. Come dire, un'amicizia nata ma più familiare che non artistica o musicale, avrei voluto, mi sarebbe tanto piaciuto, ma la realtà dei fatti è questa, che è la prima volta che io ho incontrato nella mia vita Peppino Gagliardi e Massimiliano insieme è stato in Rai, sì, in una trasmissione radiofonica che io conducevo per Radio 1, che si chiamava Gian Varietà. E la Valentina Totta, se lei conosce, conosco molto. Era la caporedattrice della... Non c'erano altri redattori, quindi lei era l'unica e quindi la caporedattrice del programma, perché non c'erano altre, diciamo. C'era Valentina Totta, diciamo. E c'era lei, i Totti. I Totti. Esatto. E disse, ma perché non facciamo una puntata dedicata a Peppino Gagliardi? Ora, siccome voi sapete che la RAI normalmente non paga assolutamente chi viene ospite, perché la chiamano promozione, e io dissi, ma magari fosse, dico, ma se viene, perché può essere pure. E invece vennero Massimiliano col papà, sì, e facevamo quella puntata lì. Sì. Poi ci siamo rincontrati perché il figlio di Max, che è Cristiano, che è qui in platea, quindi il nipote di Peppino, sì, ha frequentato per molti anni la stessa scuola che hanno frequentato i miei figli. Stessa addirittura classe. Sì, i miei figli sono due, no? Sono due, sì. Quindi con uno ero in classe insieme. Io lo dividevo la mattina. Sì.
non incomincia a risata perché non è per nulla. Quindi e Giulio, il mio secondo genito, con Cristiano hanno condiviso la classe per 4-5 anni. Sì, sì, sono molto amici. E quindi venivamo poi cooptati alla fine dell'anno scolastico in una cosa che si chiamava la festa dell'amicizia. Come si chiamava? La festa dello scambio. La festa dello scambio, dove c'erano i bambini che vendevano le cose, noi compravamo in questo giardino bellissimo, dove assistevamo anche a delle produzioni teatrali, sì, teatral musicali. Meravigliose, che noi andavamo proprio volentieri, abbiamo visto 9 Re Leoni messi in fila sempre, sempre quello lo stesso, che però come tutte le cose peggiorano col tempo, capito? Per cui alla nona edizione insomma era fatto abbastanza increscioso. Dopodiché poi c'era Peppino che veniva a trovare con la moglie, ovviamente con la nonna, andavano a trovare Cristiano. Veniva Cristiano e lì nel giardino abbiamo fatto amicizia, certo. Poi noi eravamo già amici con te, abbiamo fatto 3 spettacoli, io e te 4, temo. Il quarto qual è? Il quarto credo che sia quello su tua mamma. No, noi abbiamo fatto La Vedova Scaltra, sì, dove tu dormivi sui tavoli quando io detta così. No, io facevo le luci fino alle 7 del mattino e lui, sì, mi accompagnava gentilmente, sì, perché teneva manforte, solo che si protraeva il tempo. Allora un giorno col chiaro l'ho beccato su un tavolo che dormiva di un bar che aveva chiuso molte ore prima, e quello è uno, La Vedova Scaltra. Poi Sima la Masiero, che abbiamo fatto la Pergola di Firenze, sì, e poi Maurizio IV. Maurizio IV, sono 3, hai ragione. Il quarto era il titolo del quarto, il titolo dello... mi sono sbagliato col quarto. Ok, ora io chiedo scusa al maestro Peppino Gagliardi, che io non ho mai cantato questa canzone di adesso. Ho, come diceva Massimiliano, un po' di rinite, chiamiamola così, ma confidando che lei, maestro, mi tenga manforte, in maniera molto confidenziale la prego, sì, come consono, diciamo. Che questa è una canzone, devo dire, abbastanza conosciuta di papà. Io volevo stemperare queste grandi emozioni con un momento più intimo da vivere con un amico. Con volentieri. Maestro, siamo in tutti i sensi proprio nelle sue mani. Il pezzo comincia così.